Salve a tutti, Blazers e benvenuti in questo nuovo episodio della serie di sopravvivenza. Per un attimo non mi si vedeva durante l'intro per quale motivo? Ah, era lo specchio. Oddio, vediamo dietro lo specchio che cosa c'è dietro lo specchio? Un mondo riflesso? Uguale ma contrario al nostro? E forse questo è il portale del mondo di Ezal? E forse qui che Ezalb se n'è andato? No, è solamente un banner. Quindi, dunque, non chiedetemi perché ho fatto l'intro in bagno e perché? Non c'era ancora ragione il del beacon, ma, insomma, benvenuti in questo nuovo episodio della serie. Allora, ragazzi, prima di tutto, Zacian, io, vabbè, niente, va bene così, ormai ti dico bravo. Bravo, continua a fare il tuo lavoro. Vai, ma adesso che te lo dico non lo fai più! Sia maledetto il giorno in cui ho accettato quella dannata volpe in casa. Guarda, mo, ricomincia! Ma, ma perché, ma che problemi ha questo mob? Allora, allora, ragazzi, allora... Oggi voglio applicare alcune novità dell'ultimo snapshot al nostro mondo, essendo che non ho progredito con la torre, perché non ho avuto tempo francamente, e voglio quindi rimandare quella questione alla prossima puntata. Che cosa vado a fare? Allora, avrete visto l'ultimo video degli snapshot, hanno aggiunto un sacco di cose interessanti, anche delle funzioni riprese dalla Bedrock Edition. Tra cui due funzioni in particolare che vorrei applicare al mio mondo. Quindi partiamo subito: perché il primo aggiornamento da fare è per quanto riguarda le difese delle nostre mura. Allora, come sapete, io ho le mura qui dietro, ho una mini riproduzione del wall Maria. E tra le altre cose, ci sono delle postazioni dove, come avviene in Attack on Titan, dove i soldati attirano i giganti e poi da sopra le mura li sparano di cannonate. Noi attiriamo con dei villici intrappolati gli zombie e dall'alto li possiamo sparare. Ma c'è un problema. Fino ad ora ho sempre sparato, a parte le mie cavolate, anche le frecce dai dispenser sopra le mura. Visto le ultime novità, possiamo sparare verso il basso degli esplosivi. Allora, inizialmente andiamo a convertire le canne di bambù in foglie. Questa ci avanza, la mettiamo a posto. Che trigger che devo girare gli item, gli item frame. Ok, ora è tutto a posto, perfetto. Ora dobbiamo creare la carica che farà esplodere il razzo con l'esplosione, per l'appunto. Perché se facciamo un razzo normale, viene appunto un razzo normale. Quello che noi dobbiamo fare è intanto farci del colorante e per fare la sfera del razzo basta fare così. Quindi prendiamo la gunpowder e la uniamo al colorante. Ora, avendo 40 gunpowder. Eh, per poi rifare il crafting, ne devo usare solamente 20. Quindi, qua andiamo a fare altri 10 di colorante. Andiamo qui. Uniamo i due elementi. Otteniamo 20 firework star. Come vedete, small ball red. Quindi, una piccola esplosione con una palla rossa che verrà scaturita. Oltre al danno che, ovviamente, avremo sull'esplosione, che è quello che ci interessa. Di nuovo, crafting table. Aggiungo la gunpowder e aggiungiamo i fogli. E, ragazzi, otteniamo. 60 razzetti che non sono tanti ma non sono neanche così pochi Quindi ci vanno bene Ora metto un attimo via tutto quanto Ovviamente adesso andiamo sulle mura e rimpostiamo il tutto Allora è tutto molto semplice Era anche già impostato Dobbiamo semplicemente salire e sostituire i proiettili O per meglio dire potrei dare una qualche priorità alle fireball Ma potrebbe venire un casino Quindi facciamo così Andiamo qui dentro Stacca questi Prendi allora, questi sono quelli normali, questi sono quelli speciali, ne prendi metà e li mettiamo qui. Andiamo all'altro cannone, prendiamo le altre frecce e mettiamo metà di questi. Ok, ora, quando arriverà la notte, gli zombie che spawneranno qui fuori dovrebbero essere attirati dai villager. Villager? Villager? Dove... Uh, dove è finito l'altro villager? È morto? Come ha fatto a scomparire? Cos'è? Mi ha spawnato uno zombie dentro le mura? Eh, ok, va bene, abbiamo uno solo. Vabbè, al di là di questo problema imprevisto, andranno verso questo villager perché lo vedano dal blocco trasparente. E come sapete, gli zombie sono attirati dai villici, a meno che non hanno cambiato la intelligenza artificiale nel frattempo. Quando arriveranno qui, saranno esattamente sotto il cannone e noi potremo spararli con i razzi e vedere se la trappola funziona. È una cosa abbastanza inutile, però è carina perché va un po' a, diciamo, ricalcare quello che avviene in Attack on Titan. L'altra novità è comunque altrettanto semplice, ma un pochino più complessa. Quindi adesso andiamo un attimino nel magazzino, prendiamo l'occorrente e poi dobbiamo andare nelle nostre isole volanti. Dunque, dunque, dunque. Allora, mi servirà una campana. Ce l'andiamo subito a prendere. Questi sono tutti buggati. Perché hanno il nome così buggato? Boh, sarà una roba che deriva ancora dagli snapshot Presa la campana Ho bisogno un attimino di un blocco di luce Abbiamo quest'ultima sea lantern che fa il caso nostro Ho bisogno giusto di un pochino, pochino di redstone Quindi la prendiamo E poi ho bisogno di un daylight sensor Che guarda caso li ho già craftati Quindi ottimo Anzi li avevo recuperati quando abbiamo tolto il soppalco in giardino Quindi GG, ci sta mi bastano queste poche cose unite a qualche blocco da costruzione Quindi detto ciò possiamo già volare in cielo e andare a fare quello che vi stavo dicendo Prima di continuare mi ero scordato di dirvi che sarò in live anche oggi alle 16 E ragazzi oggi porteremo Sekiro, non Minecraft ma Sekiro Una volta a settimana c'è l'appuntamento Detto ciò andiamo ad aprire, buttiamoci dalla nostra uscita per Elytra e svolazziamo verso l'alto ragazzi dove, tra l'altro vi ricordo se non l'avete visto, abbiamo impostato la costruzione della torre, qualche simpaticone ha detto che sembra una forma fallica, ormai ogni volta faccio una torre, c'è qualcuno che ci vede una forma fallica e, e fa molto ridere, eh? davvero, se avete meno di 10 anni. Allora, all'interno di questa isola volante ho deciso di costruire una campana automatica. Sfruttando le novità dell'ultimo snapshot, se non l'avete visto l'avrò ficcato da qualche parte nelle schede e lo potete recuperare Questo perché, fatemi uscire un attimino ancora, abbiamo le quattro isole volanti e ho deciso strada facendo di dargli uno scopo Quindi la prima isola volante, che poi non è la prima che abbiamo fatto ma è quella che sta più in basso Come già abbiamo visto, ok vabbè non sono arrivato proprio dove volevo, contiene un acquario, vedete? C'è un acquario quella che abbiamo fatto per prima, che è la seconda in ordine di altezza, non contiene niente e sarà potenzialmente una zona abitabile, anche perché è quella più ampia, quindi all'interno ci possiamo fare tante cose. Pensavo tipo a una zona enchanting, dovrei un attimo rivedere gli interni, però si potrebbe fare, in ogni caso è molto ampia, quindi potrebbe essere una stanza esterna, un pensatorio, magari un osservatorio della, della nostra torre. Quindi potrebbe starci. Poi qua abbiamo l'isola che funge da giardino esterno, molto semplicemente. E qui, ragazzi, voglio metterci la campana in modo che ogni isola volante avrà un suo ruolo, un suo scopo ben preciso. Quindi, che cosa dobbiamo fare? Entriamo all'interno e mettiamoci al lavoro. Per prima cosa devo togliere questa lanterna. Quindi. Come vedete rimane tutto ben illuminato lo stesso perché ci sono quelle esterne. Mi stavo domandando questa cosa, altrimenti avrei messo all'interno la Sea Lantern, magari qui al centro. Quindi fatto ciò, andiamo a prendere dei blocchi. Quanta Dark Prismarin mi è rimasta? Temo ben poca. Ehm, no, in realtà ne ho un po'. E possiamo anche però sfruttare dei mezzi blocchi, già che ci siamo, che male non fanno sicuramente. Quindi andiamo, ragazzi... Allora, l'entrata è qui, perfetto. Andiamo a mettere, molto easy, molto semplice, questi elementi, uno e due, blocchi, e poi tutto il resto ci mettiamo dei mezzi blocchi. Tanto non ci interessa come filiamo. E di quello che c'è sopra non ne sapremo mai nulla. Ora, fatto ciò, ragazzi, andiamo a levare un attimo queste. Dobbiamo prendere della terra o degli scaffolding, se siete furbi, ma io me li scordo sempre, e saliamo un attimo torcia tattica per illuminare. Quello che devo fare è spaccare un blocco di questi, che andrò poi a riparare da fuori, ma con un altro blocco. Prendiamo il nostro daylight sensor, senza farci nulla, lo mettiamo qui. Prendo la redstone, la metto qui, molto banale, molto semplice. Scendiamo di sotto e andiamo a mettere la campana qui. Ok? Ora questa la andiamo a mettere qua per chiudere. E siamo a posto. Quindi, in questo modo, anzi, se vogliamo un attimino magari risalire e dare un'occhiata, vi faccio vedere. Il delete sensor al momento non dà un segnale di redstone, perché è notte. Quando arriva il mattino, quindi più o meno poco prima del timeset 0, non mi ricordo se si attiva verso il 23.000, 23.500, una roba così. La campana suonerà per indicarci l'arrivo del mattino ed è quindi una campana automatizzata suonerà perché il direct sensor capterà l'arrivo del giorno manda un breve segnale di redstone e fa suonare la campana molto semplicemente quindi ora quello che dobbiamo fare è ritappare qui usciamo un attimino all'esterno e andiamo a completare tutto perché ci manca di chiudere il tetto che ricordate l'ho un attimo distrutto Ora ragazzi, il blocco che ho tolto è questo. Per far suonare eh, la campana e per attivare il delete sensor, il delete sensor non deve per forza avere il blocco d'aria sopra di sé, ma deve avere una fonte di luce, un'apertura da qualche parte, che li fa valutare se all'esterno c'è la luce diurna o la luce notturna. Ho fatto un po' di test e dovrebbe funzionare in maniera molto banale. Quindi andiamo a prendere una scala di abete questa volta, vediamo se ne ho già una pronta. Esatto E la andiamo a mettere Anche poi questa è dark oak non è abete Quindi dark oak sia E la andiamo a mettere al posto del blocco La mettiamo così Quindi sembra di riavere il blocco Ma in realtà qua abbiamo un piccolo Piccolo buchino Che fa valutare al nostro daylight sensor La presenza o meno della luce Dovrebbe funzionare Ho fatto dei test e dovrebbe bastare questo buco qua Comunque lo scopriremo all'arrivo della mattina Ora rimettiamo a posto questi e anche questo. Andiamo a togliere le shulker. E direi di fare un giro un attimo giù al muro per vedere se spawnano zombie. Ok, dei mob sono oh, quanti mob sono spawnati, in realtà. Mamma mia. Eh, ok, io in teoria li vorrei attirare al villico. Però sono abbastanza lontani. Ok, guarda, lui mi ha visto. È stato attirato. Vediamo se viene al villico da solo. Perché in teoria forse l'ho attirato verso di me. Però adesso, ok, ha visto me, non ha visto il villico. Oh, cavoli, sono caduto, ragazzi. Ok, scusate un attimo. Mi scudi, signor zombie, non volevo. Ecco, questa è una domanda importante. Perché una volta tu potevi attirare gli zombie dal villico. Adesso vedo che segue me. Quindi, sicuramente l'intelligenza artificiale potrebbe essere cambiata. Ma in teoria, signor zomboide, ok, vedete, mi vede. Va al muro. Dovrebbe andare esattamente nel punto dove vogliamo noi, più o meno. Ok, e noi proviamo a sparargli il razzetto. Vai. Ok, preso. Vai ancora. Preso. Ok, raga, è una stupidata, ma è troppo divertente. Vai. Boom. E col quarto dovrebbe creparci. Vai. Mamma mia, ragazzi, abbiamo ucciso la zombie a cannonate. Che top. Eren, a che serve tutto ciò? A niente. Non serve assolutamente a nulla. Però è stato figo. È figo perché riproduce. Diciamo le mura di Attack on Titan dove sparano a cannonate giganti. È una cosa carina che non useremo mai, ma che volevo vedere. Ora, questo sistema in realtà è molto bello perché puoi utilizzarlo per eh, creare cannoni, sparare i mob, oppure nel multiplayer puoi fare le guerre navali e simulare un po' di robe così. Non è che siano utilissimi. Però, boh, qualche trappola, qualcosa ci può saltare fuori. E mi faceva piacere in questo caso integrarli nel mio progetto delle mura. Se non avessi avuto questo, probabilmente non li avrei mai usati. Ma appena vi ho mostrato la novità, eh, tutti quanti mi avete detto... Eren, mettili nelle mura al posto delle frecce. Fatto ciò, invece, torniamo su, ragazzi. Torniamo su e andiamo nella nostra isola laterale. E andiamo ad aspettare il giorno. Perché ad un certo punto, come già vi ho detto... Dovrebbe scattare il direct sensor e far suonare la campana. In questo modo avremo la nostra campana automatica. È un progettino pure inutile, è una cosa carina, una funzione simpatica che ci indicherà l'arrivo del mattino. Non eh, sarà, servirà mai, però, non so, è bello avere delle campane che suonano per indicarti l'arrivo del mattino. Un po' come avviene in tutti i paesi. Visto che lo possiamo fare, volevo provare a metterne una qua. Ragazzi. Eccola qui, ho aspettato il momento. La campana ha suonato da sola. Avete visto? Funziona tutto e ci ha indicato l'arrivo del giorno. Infatti, fuori sta eh, scendendo la luna e dall'altra parte sta tramontando il sole. Quindi, alla perfezione, la nostra campana ha suonato. Sarà carino ogni tanto sentirla suonare da sola per indicarci l'arrivo del giorno. Chiaramente, potrei anche fare l'inverso e fare una campana che ci indica la notte come coprifuoco per andare a dormire. Potrebbe essere più utile. Però simbolicamente la preferisco così. Ora all'interno in realtà eh, potremmo fare dei dettagli da campanile. Però chi se ne frega. Cioè non so se andrei a mettere cose eh, in più. Eh, magari potremmo giusto, per una questione di dettagli extra, se vogliamo. Mi sono avanzate delle, vediamo, delle staccionate di abete. No, però le possiamo craftare al volo. Ecco, l'unica cosa che andrei a fare è circondarla di staccionate tanto attorno a tutti i blocchi eh, non solidi oppure le scale non si attaccano e fanno un bel contorno alla nostra campana, niente di che. Poi magari all'interno potremmo andare a decorare in qualche altro modo, a metterci qualche se seggiolino, un leggio, potrebbe essere una, so una sorta di eh, zona, non dico religiosa, ma vicino a quel tema lì. Però... Insomma, già così mi piace molto e funziona. Quindi sono contento. Bene, ragazzi, queste erano due piccole idee che volevo assolutamente aggiungere al mio mondo. In seguito al fatto che ho dimenticato una crafting table attaccata all'isola. Ma che trash! Vabbè, adesso la tolgo subito. Comunque, in seguito al fatto che lo snapshot ha inserito queste possibilità. Le abbiamo viste insieme e le volevo portare nel mondo. Quindi spero che vi abbia fatto piacere e magari che vi abbiano dato qualche spunto anche per i vostri mondi. Se è così, like, condivisione. E ragazzi, ci vediamo domani con un nuovo video. E oggi alle 16: Live Sito. Un saluto da Iren Blaze. Ciao a tutti.